Un saluto dallo studio 3 di DTV, siamo su Lavori in Corso, siamo sempre con Lavori in Corso e questa mattina devo presentare innanzitutto chi mi darà una mano nella conduzione di questo programma che è cambiato nuovamente e devo dire che è cambiato in meglio perché con me c'è la collega Sara Sintoni che è qui davanti a me e poi abbiamo l'ospite che è Giordano Biselli, che è già stato con noi, che è presidente dell'ASAPS, che è un acronimo che io mi dimentico sempre, adesso Giordano lo leggo, Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale, che è l'ASAPS nazionale. Grazie di essere venuto intanto Giordano per la seconda volta, perché ci sono delle cose nuove molto interessanti che riguardano appunto il codice della strada, gli incidenti stradali, eccetera, eccetera, ma andiamo per ordine. Cominciamo subito, Giordano, con la faccenda, la vicenda, che fra l'altro Sara conosce, dei pullman taroccati, ci sono stati un sacco di incidenti stradali, tragici, anche recenti, insomma, qualche mese fa. Che cosa succede? Che cosa sta succedendo? Ma è emerso che sul mondo dei pullman noi abbiamo puntato i fari come Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale, proprio perché ci siamo resi conto, per esempio, poco prima di Pasqua, che c'era una raffica di violazioni accettate dalla Polizia Stradale che ci hanno preoccupato. Proprio qua in Romagna, da noi, per esempio, prima di Pasqua, sono stati sequestrati 4-5 pullman carichi di ragazzi, peraltro, fermati, controllati, perché in 4 casi non avevano l'assicurazione, cioè 50... Sì, questo è un caso abbastanza generalizzato. Vero? Oppure avevano revisioni irregolari o avevano condizioni assolutamente inadeguate. Abbiamo quindi insistito su questo versante per cercare di capire, sono venuti fuori dei dati veramente, veramente preoccupanti, allarmanti. C'è una sequela di condizioni di inadeguatezza nella circolazione dei nostri pullman che ci ha allarmato. Io ho avuto l'occasione di parlare in una trasmissione nazionale, mi manda Rai 3, ci aveva proprio interessato per questo aspetto, di lì si è scatenata, io sono stato abbastanza chiaro, come devo dire, con degli esempi che vengono fuori. E dopo tutta una serie di conducenti ci hanno scritto denunciando alcune condizioni veramente preoccupanti di sfruttamento, o fai così o vai a casa. Quindi questa condizione è determinata dal fatto che c'è una concorrenza fortissima nel settore, una crisi profondissima, veicoli anche stranieri che certamente incidono su questo versante anche in termini di concorrenza. Allora noi abbiamo stilato una sorta di decalogo di consigli, spiegando quali sono i trucchi più frequenti, soprattutto alle scuole, alle associazioni, sì, alle famiglie. E è venuto fuori uno spaccato che ci dice questo. Innanzitutto il primo consiglio che ci siamo sentiti di dare è che è assolutamente opportuno servirsi di aziende conosciute. I prezzi troppo abbassati sono indice di non serietà, sì. Appalti, subappalti continui, quindi aziende conosciute, certificare la condizione del mezzo prima, soprattutto per quello che riguarda l'assicurazione e la revisione, nulla vieta di chiedere in copia per fax o via email copia dei documenti, chiedere il controllo da parte della Polizia Stradale, Polizia Municipale alla mattina prima della partenza, questa c'è una circolare che poi lo stabilisce per quello che riguarda soprattutto le gite scolastiche. E poi alcune altre condizioni che noi chiediamo è che durante il viaggio tenere ben d'occhio il comportamento del conducente. Se si va al ristorante il conducente non deve bere alcolici, non è che abbia facoltà di bere poco, non deve bere alcolici, la legge. Sì. Se ci sono condizioni che non ci sospettiscono in termini di viaggio, eccetera, noi dobbiamo avere la possibilità poi, questo è il consiglio che diamo, di avere sempre portata di mano il cellulare dell'impresa, non un numero telefonico dell'ufficio. In qualsiasi ora l'impresa deve essere raggiungibile qualcuno. Se c'è qualcosa che non quadra, problema, una velocità eccessiva, questo viaggia 120 all'ora, limite 100, questo sta guidando per più di 4 ore e mezzo, 9 ore al giorno, con una sosta di 45 minuti. Il conducente viola alcune norme plateali, come quella dell'alcol, oppure ci sono condizioni emergenti nel veicolo, noi dobbiamo avere la possibilità di contattare delle persone specifiche, persone fisiche con le quali poter appunto sottolineare questa condizione.
Fra i trucchi che sono emersi, invece, ne sono tanti, insomma. Oltre al taroccamento dei cronotachigrafi, che ormai sta divagando, noi abbiamo fatto un'enciclopedia dei cronotarocchi, ormai a centinaia di pagine. Ce ne sono 50, no, quanto hai dato un numero? 52, quelle accertate da Milano Ovest dall'inizio dell'anno, ma solo dalla stradale di Milano Ovest. Quindi voi immaginate, moltiplicate Modena Nord, Forlì, soprattutto i reparti autostradali su questo stanno certificando condizioni veramente strane, passaggi, ponti, calamite che mettono, perché il trucco cosa consiste? Nel far figurare che vai a 80 all'ora col camion quando in realtà vai a 110, ci sono dei trucchi che riguardano il passo delle ruote, eccetera, oppure che tu risulti fermo in sosta mentre in realtà stai viaggiando, è solo la pattuglia itinerante, ecco perché noi diciamo spesso… Perché tutto questo perché bisogna guadagnare tempo… Certo, bisogna fare con un autista quello che si dovrebbe fare con due autisti, bisogna arrivare prima, la concorrenza è spietata, le aziende faticano con questa crisi a reggersi in piedi, infatti qualcuno dice, ma torno al discorso dei pullman, ma poi se uno non è assicurato poi si rifà con l'azienda. Io dico spesso, ma scusate, se l'azienda non è in grado di pagarsi l'assicurazione del pullman, figuriamoci poi se è in grado, certo. Perché poi sono venute fuori delle cose storicamente provate. Per esempio, il pullman che è precipitato giù sulla 16, nel 2013, 40 morti più della Costa Concordia in un colpo, e il risultato è che aveva le revisioni, sì c'erano, ma erano false, nel senso che c'era il timbro, ma non era stato sottoposto a revisione il veicolo. Poi nei giorni scorsi c'è stato il sequestro di New Jersey nelle autostrade, c'è una verifica in corso che riguarda anche la nostra A1 tratto Bologna-Firenze e vedremo come va a finire, però rimane il fatto che c'è una revisione falsa. L'altro pullman che ha interessato la nostra regione, parlo di Emilia Romagna, 2 anni fa, il pullman con i carabinieri in congedo che andavano a questa manifestazione di Padova, precipitò fuori sulla 13, 5 morti e 17 feriti, dopo un anno, ecco la cosa che io dissi nell'altra trasmissione televisiva che ha lasciato... Diciamolo, dopo un anno è venuto fuori che il conducente era sotto l'effetto di cocaina. Insomma, è un mondo tutto da guardare. Io mi faccio una domanda, cioè questa gente, questi conducenti, questi autisti dovrebbero essere specializzati, sanno, cioè, come vengono scelti, come vengono selezionati? Beh, intanto servono delle patenti D, serve la CQC che è il certificato di qualità dei conducenti, di qualificazione del conducente, servono poi tutti i parametri professionali che sicuramente... Normalmente nelle aziende serie sono certificati, sono accertati, sono verificati periodicamente, però quando tu hai un'azienda che scricchiola e ti dice caro amico, quando sei rientrato a lunedì stanotte, guarda che domattina alle 5 devi ripartire, perché qui c'è gente stremata molto spesso. Sfinita, il discorso, parlavamo anche dell'abuso di sostanze, forse è collegato anche a questo. Certo. E quando hai una concorrenza sleale, fortissima, è chiaro che se non fai pulizia nel settore rischi comunque di arrivare dei prezzi. Ci sono conducenti, anche stranieri, noi li chiamiamo i conducenti lumaca, ma no perché vanno piano. Perché vivono come le chiocciole nella loro casa, certo. E che per 1000 euro, 900 euro al mese fanno di tutto di più come orari, e le nostre aziende vanno fuori mercato. Quindi la necessità di fare pulizia con la polizia deve partire non solo dalla strada, dal cronotachigrafo e dal sistema taroccato, eccetera, ma deve arrivare poi all'azienda in una catena di montaggio che parta dalla strada e poi arrivi all'azienda con controlli di serietà fatti sui registri, fatti perché vedi i trucchi, non è che vengono a spiegare, tanto li conoscono. Se tu hai un'azienda che fa anche trasporto pubblico nell'ambito di 50 km dal centro urbano, non hai l'obbligo del cronotachigrafo, per cui un conducente che ha fatto tutto il giorno questo e poi parte col crono, i due orari praticamente riesce a sforarli e non si sommano, ma però ci sono stati fatti. Faccio un esempio, altri sistemi che vengono usati, te ne dico uno per tutti, se negli appalti chiedono che un veicolo abbia non più di 10 anni di vita, perché per esigenze, per fare le gare, per ottenere quindi l'appalto di alcuni servizi, beh, il veicolo una volta che ha 10-11 anni viene demolito, poi viene reimmatricolato, ristrutturato, rinfrescato un po' e poi ti presenti perché è immatricolato da 2 anni, 3 anni, in realtà ne ha molti di più, perché la legge parla di immatricolazione, non di 10 anni dalla costruzione. Ho capito. Tra l'altro, ecco, dottor Biserni, mi smentisca se non è così, pare che per gli effetti della spending review la sezione della polizia stradale che si occupa di questi controlli venga tagliata? Ma diciamo, la polizia stradale soffre di una condizione, come devo dire,
di difficoltà già da tempo. Il CAPS di Cesena, la nostra scuola qui in Romagna, adesso è una scuola che forma il personale non solo per la polizia stradale ma anche per la ferroviaria, la frontiera. I corsi di aggiornamento durano molto di meno. Io faccio sempre questo esempio: nel Neolitico, quando io feci la specialità della polizia stradale, solo per la polizia stradale io feci un anno di corso. Oggi, quando va bene, si fanno 5 settimane per quelli che hanno più di 3 anni di servizio. Quelli che hanno meno di 3 anni di servizio, quelli che hanno più di 3 anni di servizio, si considera che siano già aggiornati, fanno 5 giorni di corso. Allora, vado al dunque. 2200 uomini e donne in meno nella specialità, età media 46 anni, abbiamo pattuglie sul territorio che mediamente fanno i 105-110, cioè dire 52 più 57, no, non va bene. A noi ci spiegavano che le pattuglie hanno 80-90 anni, in due, se ce n'era uno di 50 doveva essere uno di 25. Ho capito. O di 30, non ci siamo. Si sono fatti gli ausiliari del traffico, gli ausiliari della sosta, gli ausiliari della viabilità, gli ausiliari del tutto, si sono affossati i professionisti, quelli che sanno andare a vedere un mezzo, che sanno leggere un cronotachigrafo, che sanno che la CQC non è un ballo latino, che sanno come va letto un veicolo in tutti i suoi termini, cos'è un ADR, eccetera. Ecco, noi abbiamo fatto di tutto per smontare questo sistema e nella riforma del codice, lo dico qua forte e chiaro, si sta ancora continuando questa storia delle ausiliarità. Si va verso una privatizzazione della sicurezza che a noi, come ASAF, non piace per niente. E perché questo? Perché ci sono spinte per ricerca giustamente anche di posti di lavoro nuovi, cercare, per carità, che sono anche giusti, però noi non possiamo affidare tutto all'elettronica, Lionello, non possiamo affidare tutto al tutor, poi dopo ne parliamo, non possiamo affidare tutto al T-Red che mi controlla il semaforo, per carità, perché il cronotachigrafo, e se uno è ubriaco, se uno non porta le cinture, se uno usa il cellulare alla guida, noi abbiamo fatto un'inchiesta, abbiamo parlato l'altra volta su questo. Sì. Lo controlla non l'elettronico, lo controlla un agente di polizia in divisa sulla strada. C'è poco da fare. Questo non va bene. Secondo noi il sistema si è sbilanciato troppo. La sicurezza richiede sì tanta elettronica, è come una musica, bellissima l'elettronica, però i più bravi sono i solisti in divisa. Beh, vabbè, questo è chiaro, cioè la macchina ha sempre delle pecche. Andiamo sempre verso le macchine, sì, qui andiamo in una cosa, ci vorrebbero 30 anni di trasmissione per parlare di questo, l'evoluzione delle macchine. Ecco, dicevi, io vorrei tornare un attimo sui bus, sui pullman taroccati. Intanto c'è un problema proprio dovuto al fatto che questi controlli, ecco, insomma, arriva al dunque, questi controlli chi li fa? Li deve fare la polizia stradale? C'è un pullman, chi lo controlla? Quando arriva è prenota, cioè c'è una parrocchia, faccio un esempio, che prenota un pullman perché vanno a fare la gita i ragazzini della parrocchia. Qual è il meccanismo? Chi si rivolge? Come si muove? Allora, in itinere su strada i controlli li fa la polizia stradale, specialmente in autostrada, o i carabinieri, o la polizia municipale, nelle aree urbane soprattutto. Tu immagina che lavoro potrebbe fare la polizia municipale di Roma, no? Con gli arrivi di pellegrini con centinaia di pullman o di manifestazioni sportive. E questo è l'elemento così, diciamo, professionale, tradizionale. Però per quello che riguarda non tanto le parrocchie quanto le scuole, le gite scolastiche, adesso ormai il periodo è scaduto. Che stanno sempre poi diminuendo, stanno diminuendo le gite scolastiche perché ci sono economiche. Causa della crisi, le gite stanno risentendo. Però diciamo che per esempio per le gite scolastiche c'è proprio una specifica circolare, mi pare, del Ministero dell'Interno, o dell'Istruzione, adesso non ricordo, che appunto stabilisce che l'istituto scolastico che organizza la gita può richiedere l'intervento della polizia stradale o municipale al mattino alla partenza del mezzo. Addirittura? Cioè, sì. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato, stiamo raccogliendo anche queste situazioni che riguardano i pullman, 6-7 pullman in Piemonte sono stati fermati
e non sono partiti perché non erano in regola, o non avevano revisione, o avevano le gomme lisce, o avevano altri problemi, eccetera. Spessissimo ora non partono, oppure partono con ritardo perché il pullman viene giudicato non idoneo al trasporto, l'azienda manda un altro pullman per cui passano 3 ore, quindi con grande disappunto dei bambini, ti lascio immaginare, i poverini che certo, sono le vittime vere di queste condizioni, magari si immaginano una bella gita chissà da quanti giorni, poi arrivano questi poliziotti che gli fermano il pullman, magari i genitori non sono un pochino più contenti perché quando metti un bambino su un pullman vuoi sapere dove com'è assicurato. Ho due curiosità, ecco, sui pullman, le cinture di sicurezza? Se sono obbligatorie? Allora, le cinture di sicurezza sono obbligatorie se vanno indossate se il pullman è dotato all'origine. Per cui se il bambino, per i bambini che hanno più di 3 anni c'è questo obbligo, per tutte le persone fino certo. Hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza se ci sono. E per i bambini che abbiano delle età inferiori ci dovrebbero essere poi gli adattatori. No? Quindi oltre le cinture, certo. Quindi ognuno dovrebbe avere, cosa che non è così frequente, diciamo, nei pullman. Mm-hmm. E poi invece si era palesata anche l'idea di una scatola nera all'interno dei pullman. Ma la scatola nera c'è già, di fatto il cronotachigrafo è una scatola nera, solo che è una scatola nera che è anche una scatola bucata, nel senso che, si può taroccare. Facevo vedere prima dell'inizio della missione appunto l'enciclopedia di tutti i sistemi per aggirare la normativa, però noi come ASPS in effetti si confermano, abbiamo chiesto anche una sorta di scatola nera vera, nel senso che registri tutto quello che avviene sul mezzo in termini di velocità, ore di guida, riposi, eccetera, e che rimanga in memoria e sia accessibile all'organo di controllo. Anche oggi è possibile con apposite badge, con appositi sistemi in dotazione delle forze di polizia, leggere tutto ciò che è accaduto e anche in azienda, e devono rimanere memorizzati per periodi anche lunghi. Però il sistema viene bucato continuamente, per cui sì, sarebbe abbastanza facile costruire un sistema che per i mezzi di trasporto pubblico, in particolare quelli che adibiti a trasporto di persone, ma direi anche trasporto di merci, ci fosse una scatola nera che veramente registra tutto come stanno le cose, anche per sapere in caso di incidente cosa è avvenuto nei certo. 15-20 secondi prima, che velocità andavi, quando hai cominciato a frenare, eccetera, l'impatto è stato veramente violento. C'era la scatola nera c'era, l'hanno controllata poi in quel famoso incidente dal viadotto, tutti quei... No, non c'era la scatola nera, c'era ancora un tachigrafo, ma non c'era la scatola nera. Scatola nera ci sono già, io senza fare nomi della compagnia, nella mia macchina che è parcheggiata qua fuori c'è la scatola nera. Certo. Per avere uno sconto, fra l'altro mi dà lo sconto sul furto, in particolare del mezzo, e quindi io ho la scatola nera da tempo. Rimangono registrati gli ultimi 20-30. Non credo che siano molti ad averla. No, ce l'ha già dato miseria. No, sta cominciando. Sì, ce l'ha anche mia moglie, mia figlia, per obblighi familiari. Capito. Tu ce l'hai la scatola nera? Assolutamente no. Assolutamente no, neanche io. Non ho molte altre cose. Poi scherzando, ma sarebbe anche giusto. La scatola nera sarebbe utilissima, vede, non solo per questo aspetto. Aiuterebbe tantissimo anche per in qualche maniera superare questo problema delle truffe alle assicurazioni. Certo. Perché con la scatola nera montata tutti quanti, hai voglia di dire che hai avuto un incidente quel tal giorno, ti sei fatto male il colpo di busta, certo. Poi voglio vedere l'impatto che forza cinetica aveva. Fammi capire un attimo, vado a vedere, scusa, ma con questa cosa tu non puoi avere questo danno. Ecco. Oppure, ma a me risulta che veramente l'incidente è avvenuto con diverse modalità, eccetera. Scatola nera. E la scatola nera molti non la vogliono. Scusa, questa cosa mi incuriosisce molto, cioè le installano le case costruttrici, le case automobilistiche, tu la puoi richiedere, qual è il costo? Cioè come ci si muove lì? C'è un piccolo canone annuale, si monta con semplicità, ci sono riuscito persino io, che o vai da un elettrauto convenzionato, sì. È una scatolina piccola così, si attacca ai due cavi della batteria. No, è interessante. Quindi l'appoggi sopra con una specie di mastice, è piccola così, l'appoggi sopra e l'attacchi ai due cavi della batteria. Praticamente è come un sistema di una scheda telefonica che da quel punto lì, fra l'altro, la scatolina ha anche delle utilità incredibili, nel senso che se io ho un urto con la macchina che supera una certa energia, scatta in automatico una chiamata sul mio cellulare e mi chiedono, scusa, ma tutto a posto?
No, perché addirittura se non rispondi parte un'ambulanza perché loro vedono dove sei. Oddio, la privacy in qualche maniera... No, ma è la pubblicità, non faccio nomi ovviamente gratuiti, la pubblicità di un'assicurazione che, sì, ha, sì, ma adesso stanno, che ha installato una scatola nera proprio recentissima, dove dice tu in ogni momento sappiamo, sì, sì, dove sei, sì, veniamo noi se tu e hai bisogno. E poi ti mandano anche il carro attrezzi, per cui certo, se tu però... Dove il limite è 50, vai a 80 all'ora, poi lo vedono. Dovrebbe essere, direi, per le assicurazioni dovrebbe essere quasi obbligatorio, perché così non le freghi c'è più. C'è un provvedimento europeo che, come devo dire, un progetto europeo che vuol prevedere questa condizione. Adesso non so, se ne parla da parecchio tempo, però si potrebbe arrivare anche a questa situazione e nel nostro paese potrebbe essere un incentivo a far diminuire il costo delle assicurazioni. Parlo agli ascoltatori, sì, diminuire le cose delle assicurazioni di questi tempi, perché verrebbe meno il sistema truffaldino. Voi sapete che noi siamo il paese, vero, che ha il più alto tasso di colpi di frusta in Europa, sì, 21% contro il 7%, si parla addirittura di una mutazione genetica della specie italiana. Veri o fasulli. Appunto, ma c'è chi sospetta di una mutazione genetica della specie italiana che ha una debolezza particolare. Quindi ci fermiamo, Giordano, ci fermiamo un attimo per andare in pubblicità, poi dopo riprendiamo su questo argomento che, come sempre, è molto interessante, che proprio coinvolge tutti quanti. Ci vediamo tra poco.